Io sono Giulio Lai, sono il titolare della società iMedia, facciamo sviluppo software e sono una delle aziende di questo cluster di Sardegna Ricerche. Daniele Muntoni, ti presenti tu? Muntoni, rappresento Info, la società cooperativa. Anche noi siamo un'azienda tra le partecipanti al cluster GAMI, insieme a Crono Benessere. Abbiamo partecipato alla costruzione di questo prototipo in cui sono comodamente seduto. Di che cosa si tratta? Questo è un materasso intelligente. In realtà si tratta di un coprimaterasso intelligente, cioè è un tessuto che contiene dei sensori di misura che sono capaci di monitorare la qualità del sonno. Si tratta di un sensore di pressione che stabilisce in quale posizione si trova il corpo sdraiato nel materasso. Ci sono dei sensori di temperatura e sono integrabili, in questo momento non li facciamo vedere ma ci sono, dei sensori di umidità. Qui stiamo vedendo il sensore che indica la posizione nella quale adesso sei sdraiato praticamente. Ecco, se si corica completamente così, ecco, vediamo che cambia anche la schermata. Cosa si può desumere da questi sensori? Allora, l'obiettivo è quello di monitorare la qualità del sonno. Quindi andare a misurare quelle che sono le fasi del sonno e monitorare quindi anche il benessere della persona durante il sonno. Tutti questi dati acquisiti dovranno essere elaborati per andare a verificare quali e in quale misura riescono a dare una misura della qualità del sonno. Chiaramente questi indicatori dicono moltissimo anche sul benessere di una persona, giusto? Durante le fasi del sonno ci sono delle fasi in cui alcuni comportamenti sono assolutamente normali, come ad esempio il movimento della persona. Se questo movimento non è tracciato viene tracciato su tutto il periodo del sonno, è evidente che ci sono dei problemi di qualità del sonno. Anche patologici? Potrebbero essere anche patologici. Questo è un prototipo che negli sviluppi futuri è perfettamente compatibile anche con ricerche di tipo clinico. Qui invece abbiamo sempre un tessuto con dei sensori. Questo come viene utilizzato? Questo è diverso, nel senso che noi abbiamo fatto a realizzare, lo puoi vedere qui, un ricamo, quindi con una ricamatrice industriale. Abbiamo ricamato delle antenne per dei dispositivi in radiofrequenza. Questi sono dei normalissimi badge con tecnologia RFID che di fatto hanno un codice univoco può essere codificato all'interno di un applicativo software. Quello che abbiamo voluto realizzare è una piattaforma utilizzabile da chiunque voglia realizzare poi degli applicativi verticali per un'infinità di applicativi diversi, di utilizzi diversi. Noi ne abbiamo pensato alcuni, ma ogni persona che è venuta qui ci ha dato almeno altre due o tre idee, quindi c'è veramente di tutto. Ti faccio alcuni esempi. Innanzitutto tu puoi notare sul monitor, qui noi stiamo vedendo una matrice sulla quale se io appoggio il numero 2, lui mi farà vedere che il 2 si è posizionato in una determinata posizione, quindi non solo rileva il dispositivo, ma ne rileva anche la posizione. In questo modo è possibile, per esempio, ti faccio un esempio, potremmo realizzare dei giochi di logica, ok, per capire come un bambino o un adulto risolve alcuni problemi, tipo creare delle sequenze di immagini, di numeri, di lettere per realizzare parole. La cosa interessante è che a differenza di qualcosa che faresti sul computer hai degli oggetti fisici, quindi li puoi dare a qualcuno che di tecnologia non ne capisce niente. Ma la cosa ancora più interessante è che se tu cominci a disporre questi oggetti e a un certo punto cambi idea, cambi strategia perché ti rendi conto che la logica era diversa, tu sei in grado di monitorare, guarda, te lo faccio vedere sul monitor, vedi come vengono spostati e quindi tu hai la possibilità di capire in qualunque momento come sono stati spostati, in quanto tempo sei arrivato a una determinata soluzione e quindi acquisire questi dati, anche qui in campo diagnostico per capire se una persona ha delle patologie di qualche tipo, dei deficit
di qualche tipo, oppure per realizzare nella formazione, per esempio, per realizzare giochi, di ruolo, giochi da tavolo. Abbiamo pensato un'infinità di applicazioni diverse. Quello che stiamo facendo, facendo vedere questa piattaforma, è di chiedere alle persone di come lo utilizzerebbero, e ci hanno dato idee di tutti i tipi. L'ultimo ci ha detto che sarebbe bellissimo utilizzarlo in campo sportivo per vedere la formazione delle squadre nel momento in cui si devono applicare strategie diverse. Per esempio, si potrebbero fare delle playlist che mandano in onda la musica secondo una sequenza che tu stabilisci, semplicemente poggiando le carte dove qui è stato stampato il nome del brano, e a quel punto tu fai partire il brano. In questo momento siamo a un livello di prototipo funzionante, è già un applicativo, abbiamo realizzato per il momento solo questo applicativo che visualizza i dati, sta poi a noi sviluppare qualche applicativo verticale e poi a chi lo utilizzerà inventare possibili applicazioni.